Da questo punto di vista, io prima di militare, stato pubblico, io ho sempre combattuto esattamente come molti di prima. Mi sono trovata dall'altra sulla scuola di Comune di Napoli a stringere dei protocolli e a discutere e dialogare in momenti con altri comuni. E il comune di Bologna, in particolar modo del professor Emanuele Capitani, che è l'assessore contro la quale in questo momento è stato promosso il referendum di Bologna, è uno degli assessori con cui ho dialogato spesso, insieme all'assessore di Torino, all'assessore di Milano, all'assessore di Palermo, perché naturalmente tutti, sembra assurdo, in questo momento, tutti i comuni d'Italia, da quello ricchissimo a quello diciamo più sfigato, in realtà si trovano a confrontare con lo stesso problema, cioè l'assenza sostanziale di risorse per continuare il proprio investimento nella scuola pubblica, con gli stessi criteri, con gli stessi parametri che erano fino a quel momento. Allora, io voglio dire che io mi compro in una nazione di Napoli, nei confronti di una nazione di Bologna, quando parliamo di studia di diritto e di scuola materna, dovrebbe nascere spontaneo, io non sono in questo periodo di complesso, perché avendo alle mie spalle la mia storia, diciamo, di lotta per la scuola pubblica, non mi sono posta nei confronti delle altre realtà dove la scuola pubblica veniva sempre accompagnata dal marchio dell'eccellenza, no? Come nel caso di la lettura. Ora, la parola è tutta.
alla distruzione di bambini. Qual è il vero punto? Qual è la vera obiezione? L'obiezione è: ma perché lo devi garantire tu? Se qualcuno di voi ha sentito l'interessantissima tradizione di San Polo, se vi pubblico l'altro giorno, dove si è discusso a lungo proprio su questa questione, quello che ha fatto con lui, che è stato veramente costruttivo, si sarà reso conto che c'erano quattro attori che intervenivano in questi fatti, ed erano quattro modi di vedere la società. Uno era l'attore di Lina, il quale diceva: vabbè, c'è cosa di là, la cosa di là, la scuola, perché funziona così la scuola? Non la poteva più fare. La scuola non ha perché, perché la vita è. A me la risposta più la scritta nella nostra costruzione, però. Però forse la mia è una questione troppo semplice. Perché io posso chiudere, perché io sono l'unica che può sicuramente chiudere tutti, che non esclude nessuno. Di questo io non sono sicuro. Se smette il controllo. L'ente tecnico sia erogatore dei servizi o regolatore dei servizi. È una via su cui bisogna andare molto attento. Perché è vero che io posso essere erogatore e regolatore. E io sono erogatore e figlio. Stanno creando guerre tra poveri, volutamente, perché con le guerre